Siamo a Rimini in occasione del congresso annuale del GIBIS. Nel corso della sessione sulle malattie rare dello scheletro, una relazione ha fatto il punto sull'inquadramento clinico dell'osteomalacia ipofosfatemica. Ne parliamo con il professor Luigi Sinigaglia, direttore della struttura complessa di reumatologia dell'Istituto Gaetano Pini di Milano. Allora, professore, ci dia una definizione, diciamo, iniziale dell'osteomalacia ipofosfatemica. L'osteomalacia è una malattia da difetto di mineralizzazione dello scheletro che si associa a una drammatica fragilità scheletrica e può essere determinata da innumerevoli cause che possono essere anche molto comuni. Tra queste cause sicuramente la carenza di fosforo, la carenza cronica di fosfato è un evidente meccanismo patogenetico fisiopatologico importante, perché quando il fosforo è molto basso questo va a impattare negativamente sui processi di mineralizzazione appunto dello scheletro e questo comporta poi la comparsa dell'osteomalacia. Qual è la forma più frequente o con di più frequente riscontro? C'è una frequenza molto diversa per le diverse forme. Diciamo che in questi ultimi anni quella forma che ci ha consentito di caratterizzare meglio anche il metabolismo dei fosfati è rappresentato fondamentalmente da una curiosa malattia che è l'osteomalacia ipofosforemica, che si associa alla presenza di alcuni piccoli tumori benigni che possono essere indovati in diverse parti del nostro corpo, sia a livello del tessuto scheletrico sia a livello delle parti molli, e che hanno la caratteristica di produrre ingenti quantità di un ormone che è l'ormone principale della regolazione del fosforo nell'organismo. Quando questo ormone è in eccesso, come succede nei casi di tumori associati a questa forma di osteomalacia, si assiste a un grave depauperamento di fosforo dell'organismo, soprattutto in funzione di una perdita renale di fosforo molto importante, e questo genera appunto un'osteomalacia di accompagnamento a questi tumori. Di fronte a quadri metabolici di questo tipo, di fronte cioè a un'osteomalacia caratterizzata anche da un'ipofosforemia, è assolutamente importante andare a ricercare la presenza di un tumore benigno occulto, che qualche volta è una ricerca molto difficile, perché l'escissione del tumore di solito risolve completamente la patologia. Poi ci sono delle altre forme che sono geneticamente determinate, che sono molto più rare, che possono colpire sia il bambino che l'adulto, quindi l'approccio diagnostico a queste forme di osteomalacia ipofosforemica è un approccio sempre molto difficile e molto laborioso, ma il più delle volte si riesce ad arrivare a una opportuna caratterizzazione diagnostica. Quali sono le terapie disponibili? Allora, le terapie variano a seconda di quella che è la tipologia di osteomalacia ipofosforemica che si ha di fronte. Per quanto riguarda l'osteomalacia oncogenica, ovviamente la terapia consiste nel ritrovare il tumore e nel portarlo via con una normalizzazione del quadro metabolico che è assolutamente pronta ed è assolutamente efficace. Nelle forme genetiche oggi si sta studiando, nelle forme geneticamente determinate che sono dipendenti da un eccesso di ormone che regola il fosforo nell'organismo, si sta cominciando ad utilizzare un approccio di tipo immunologico, cioè con degli anticorpi monoclonali che bloccano gli effetti dell'FGF23 e bloccano il recettore dell'FGF23, con dei risultati che sia nell'animale sia adesso inizialmente anche nell'uomo stanno dando dei risultati molto promettenti per il futuro.